quanto riguarda il discorso Camorra, che forse è il paravento degli imbecilli, perché la Camorra non è nient'altro, e questo lo dobbiamo dire in giro e gridarlo sempre più forte, che la semplice manovalanza della politica, perché la vera Camorra è la politica, sono i politici. Non c'è alcun dubbio. La riscossa in battaglia contro la mala politica, la mala gestione del sistema istituzionale locale, la battaglia a favore della sicurezza del nostro territorio, quindi ci rivolgiamo al tessuto sociale e produttivo di questo. È un'operazione che va condotta nei lunghi termini, perché di fronte ci troviamo non solo la banda politica, non solo la banda camorrista, ma un tentativo di omicidio collettivo. Il Pascal non mette pubblici i dati sui tumori, perché sennò succede l'allarme sociale. Sono sull'Espresso, in edicola da venerdì, i nuovi esplosivi verbali che accusano dei legami con la Camorra Nicola Cosentino, 49 anni, coordinatore regionale del Popolo della Libertà e sottosegretario del governo Berlusconi. Insieme a Gaetano Vassallo, esponenti di primo piano del clan dei Casalesi, anche altri tre camorristi con il nome di Cosentino e nei verbali sostengono che il sottosegretario era un referente dei Casalesi. Perché questa non è politica, la politica ha un fine ben preciso, è l'arte, la dimestichezza di governare i popoli al fine di farli stare meglio, questo diceva Platone, d'accordo? Loro invece hanno l'arte di prendere per i fondelli il popolo, di arricchirsi e di ammazzarci. Queste cose noi le dobbiamo denunciare. La provincia di Napoli Nord con maggiori casi di malati di cancro, e questa è una cosa che dovrebbe già sconvolgere tutti i cittadini. E non sono storie da romanzi, questa è la verità, e la gente dovrebbe incominciare ad aprire gli occhi nei confronti di questa situazione. Con rispetto della procedura, o meglio, avvenivano nella stanza del direttore, il quale usciva lasciandomela a disposizione, dove io ricevevo il casillo che in quel periodo era stato raggiunto da un mandato di cattura. Credo che dovesse scontare 6 o 7 mesi, e perciò era latitante. È venuto 2 o 3 volte con personaggi di cui non conosco il nome. Questi infatti si presentavano con nomi falsi e a conoscenza della loro identità è il Ministero di Grazia e Giustizia che autorizzava i colloqui. In Campania le aree contaminate sono 2500. Queste sono polveri a battimento fumi dalle fonderie del nord Italia. Scorie industriali in un allevamento di bufale. Uno si domanda come siamo arrivati al punto che per strada ci ammazziamo e che lo Stato non esiste. Perché le parole sono importanti, la prima arma dell'uomo sono state le parole. Poi togliamo la Stato e sostituitela con banda di predoni. E vi renderete conto che tutto fila. Tutto fila. Perché non è come dice quelli del nord la casta. No, qua è casta e cosca. Casta e cosca. E tutti stanno, e lo diceva l'onorevole Sonnino, lo diceva l'onorevole Fortunato. Cioè non è una cosa che nasce oggi. L'insorgenza civile non vi devo spiegare cos'è, perché addirittura talvolta trovo irritante che me lo si chieda. Per chi, come evidentemente noi, abbiamo coscienza, perché la viviamo, della catastrofe ambientale ancora in corso, perché catastrofe ambientale in corso che è espressione di una catastrofe sociale, civile ed etica. Ebbene, evidentemente non mi dovrebbe chiedere che cos'è insorgenza civile, dovrebbe chiedermi nemmeno perché insorgenza civile, dovrebbe chiedermi perché civile ancora. We'll be right back.
poi è un omicidio. Dovreste domandare a questo a un certo apparato dello Stato che gli ha rilasciato la tessera dei servizi segreti, benché latitante entrava in tutte le carceri italiane. Però tutto è un omicidio. Dovreste domandare a questo apparato a un certo apparato dello Stato a un certo apparato dello Stato a un certo apparato dello Stato a un certo apparato dello Stato. Sta di fatto che di fronte a quella vergognosa situazione dell'emergenza rifiuti noi abbiamo un camorrista che ancora siede sulla poltrona di governatore della regione Campania. Noi ci siamo già incontrati con il comitato l'ultima volta che parlammo e mi ricordo che aggredimmo il sindaco di Caivano, cioè mi ricordo il signore lì, e io ebbi già l'occasione di dire al sindaco non credo a una parola di quello che il sindaco ci disse. Ma non perché il sindaco è il cattivo, non perché il sindaco sia meglio o peggio degli altri, perché è il sistema che permette alla gente di diventare sindaco che non consente a chi dovrebbe risolvere i vostri problemi di risolverli. Questo filmato girato dal Corpo Forestale. L'acqua, da verde, diventa marrone. È il colore dei rifiuti liquidi tossici sversati illecitamente da questo impianto di Acerra. Un bel problema, visto che questa rete idrica attraversa 73.000 ettari di terreni agricoli e 99 comuni. Vedo che siete delle persone che hanno coraggio, che non si sconfortano di fronte alle difficoltà. In Peccecati, siccome noi condividiamo molto quello che ora stiamo sentendo, delle persone del comitato di Caivano, ma anche delle persone del movimento insorgenza civile che prima non conoscevamo, ma ci fa molto piacere vedere che hanno idee molto simili alle nostre. Cioè noi siamo persone che vogliamo cercare di fare qualcosa in prima persona, no? La mia conoscenza con Cosentino risale agli anni 80, quando lui era appena uscito dal PSD e si era candidato alla provincia. Fui contattato da Bernardo Civillo, il quale mi disse che dovevamo organizzare un incontro elettorale per il Cosentino, che era uno dei nostri candidati. Avevano deciso di realizzare il termovalorizzatore di Santa Maria la Fossa. Egli pertanto aveva dovuto seguire tale linea ed avvantaggiare il gruppo Schiavone nella gestione dell'affare. Innanzitutto con la costituzione di questi comitati dobbiamo guardarci un po' tutti le spalle e l'organizzazione in comitati e poi in federazioni e poi domani in qualcosa di più grande serve anche a questo, perché fino a ieri ci hanno sporcato, distrutto, depredato il terreno e nessuno ha parlato, perché nessuno. Non mi dite che i TIR non sono stati visti, non mi dite che non c'era nessuno che era il proprietario del terreno nel quale il TIR veniva rovesciato. Allora, omertà, diciamo le cose come stanno. Omertà, paura, ovviamente il rilevio, chi vede il TIR deve alzare la manetta, per cortesia, se non ha il coraggio di fare una denuncia diretta, lo viene a riferire al comitato di Caivano, che ha un suo rappresentante dei servizi legali, se vuole lo riferisce poi all'associazione insorgenza civile che è un po' più coordina altre associazioni un po' più in alto, facciamo una denuncia collettiva. Onore, eccellenza, sono ai vostri ordini. Siete già a conoscenza. Non voglio nessun tumulto a Napoli. Napoli è una città pacifica. Qualche testa calda l'abbiamo già acquietata, ma... Ma? Ma dovreste nominare qualche delegato di polizia in più. Gente fidata, gente nostra. Va bene, li avrete. Per ora non possiamo farne a meno. Le mappe dell'ARPAC, la Giussina non supera mai i limiti. Nell'aprile 2006, pochi giorni prima delle elezioni, il governo Berlusconi ha approvato un decreto che ha alzato la soglia dei PCB totali nei suoli di ben 60 volte. Prima, il 77,5% dei campioni era fuori norma. Ora, d'improvviso, non lo sono più. Ci guadagnano tutti. Le organizzazioni criminali e le industrie, da quelle locali a quelle del Nord Italia, che smaltiscono in modo illecito i rifiuti pericolosi. E alla fine chi ci rimette sono solo le persone. La scienza della loro identità è il Ministero di Grazia e Giustizia che autorizza.